chiudiamo le operazioni. Abbiamo visto che cos'è una funzione algebrica, che cos'è? È un'espressione nella quale appaiono lettere denominatore, ok? Quella è una frazione algebrica. Abbiamo visto come si semplifica una frazione algebrica. Adesso vediamo come si opera con le frazioni algebriche dopo averle semplificate. Facciamo un esempio. Perché ho una x e una y al denominatore. Si opera nello stesso identico, le frazioni tra l'altro non sono semplificabili perché il numeratore e il denominatore non hanno fattori comuni. Si opera nello stesso modo che faremmo se fossero frazioni numeriche. Se fossero frazioni solo con i numeri, farei che cosa? Il minimo comune multiplo dei denominatori e poi scrivo la frazione come con un unico denominatore. In questo caso il minimo comune multiplo tra 2x e 3y qual è? Non il massimo comune diviso, il minimo comune multiplo 6xy che va al denominatore comune. Poi prendo il numeratore della prima, che è 3, per quello che ottengo dividendo il denominatore comune per il denominatore che sta sotto il 3. 6y diviso 2x fa per 3y. Riporto il segno più secondo denominatore 4 e stessa operazione. 6y diviso 3y 2x. E poi svolgo le operazioni al numeratore della frazione che ho ottenuto. Per 3y fa 9y più 2 per 4 8x. Al numeratore non ho fattori comuni, questa espressione non può essere scomposta, quindi la frazione, la somma vuol dire finisce, perché non posso fare altre operazioni di semplificazione. È tutto qua. Non c'è altro. Si opera come con i numeri, nello stesso identico modo. Prima si semplificano le frazioni se si può, dopo si prende il minimo comune multiplo dei denominatori e poi si scrive la frazione come una frazione con un unico denominatore che è il minimo comune multiplo dei denominatori. Al numeratore riporto ogni singolo numeratore col suo segno moltiplicato per quello che ottengo dividendo il denominatore comune per ogni singolo denominatore. Fatto questo, eseguo le operazioni al numeratore, se ce ne sono, e semplifico se posso semplificare, se no rimane così com'è. Tutto qua. Altro esempio. Tutto chiaro? Questa espressione x più 2 fratto x alla seconda meno 9 più altra frazione numeratore 2 fratto 3 per x più 9. Qui ho due frazioni e i denominatori sono dei binomi, non sono dei monomi come prima. Qui prima di trovare il minimo comune multiplo devo scomporre i fattori, se posso, qui si può.
perché il primo denominatore è un prodotto notevole. Quindi scompongo, ripeto, il numeratore non lo posso scomporre mai, quindi com'è? X più 2, qui una differenza di quadrati, che si scompone in x meno 3 per x più 3, più il numeratore 2 rimane, così com'è? Nel secondo denominatore posso raccogliere un 3, x più 3. Adesso l'espressione è pronta per determinare il minimo comune multiplo. I fattori comuni e non comuni con l'esponente più alta. I fattori sono 3, x più 3 e x meno 3. Tutti che appaiono alla prima potenza. Quindi 3, x più 3 e x meno 3. Ok? Dopodiché riporto il primo numeratore, x più 2, per quello che ottengo dividendo il denominatore comune per il denominatore della prima frazione. Se faccio questa divisione mi rimane solo 3, che vi posso mettere dietro o davanti, come preferite. Più il secondo denominatore, che è 2. Il denominatore comune diviso il denominatore di questa frazione mi dà x meno 3. Quindi per x meno 3 serve una parentesi, perché questo moltiplica tutto x meno 3. Dopodiché al numeratore tolgo le parentesi e vedo se posso semplificare qualcosa. Il denominatore lo ricopro così com'è. Al numeratore ho 3 per x più 2 che fa 3x più 6 più 2 per x meno 3 che fa 2x meno 6. 6 meno 6 posso semplificarli e 3x più 2x fa 5x. E il gioco è finito. Tutto chiaro? Compongo i denominatori se posso, il primo non è scomponibile ma il secondo e il terzo lo sono, basta un raccoglimento totale. Quindi rimane x meno 1 meno 1, 2 per x meno 1 più 2 fratto 5 per x meno 1. Il minimo comune multiplo dei denominatori è 2 per 5, cioè 10 per x meno 1. Il primo numeratore è 1 per 10 volte x meno 1, diviso x meno 1 fa 10. Ricopro il segno, meno 1 per 10x meno 1 diviso 2x meno 1, 5, più 2 per
10x meno 1 diviso 5x meno 1 2. Quindi sopra 10 meno 5 più 4. Per gli amici 9 fratto 10 x meno 1 e non posso fare altro. Chiaro? Metteremo tre frazioni, x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda meno 2x più 1 più 1 meno x alla seconda fratto x alla seconda più 2x più 1 meno 4x alla seconda fratto x alla seconda meno 1. Qui è chiaro che sapere bene come si scompongono i polinomi è essenziale, se no la somma non la fai. Andiamo a vedere i diversi denominatori. Di questo che mi dite? È un prodotto notevole. Qui diamo per scontato che prima guardo se posso fare quel metodo totale, poi parziale, è sempre un prodotto notevole, e poi infine Ruffini. Questo è un prodotto notevole. È il quadrato di un binomio. Di quale binomio? X meno 1. Al numeratore ho x alla seconda meno 1. Mi conviene scomporre anche quello. È una differenza di quadrati. Più, anche in questo caso una differenza di quadrati, quindi ho 1 meno x per 1 più x fratto, qui invece ho il quadrato della somma x più 1 e infine c'è un meno, quindi sono uguali, invece devo andare il meno e di nuovo no. E di nuovo una differenza di quadrati. Il numeratore non lo scompongo perché è solo un solo monomio, x meno 1 per x più 1. Oh, qui attenzione, prima di fare la semplificazione, qui è vero che posso fare x meno 1 diviso x meno 1 sempre? No, no. Posso farlo solo se x non è 1, campo di esistenza. Questa invece posso farla se x non è meno 1, perché 1 e meno 1 annullano i denominatori, quindi non è evitabile, non è, posso fare a meno di dire x non può essere meno 1, perché sennò l'espressione è priva di senso. Ok? Detto questo, x meno 1 sopra e sotto si semplifica, x più 1 sopra e sotto si semplifica e la frazione diventa un pochettino più maneggevole. Oh, la riscrivo, sopra qui x più 1 sotto x meno 1 più
1 meno x fratto x più 1 meno 4x alla seconda fratto x meno 1 x più 1. Qui adesso fare il minimo comune multiplo è semplice perché i fattori sono 2, x meno 1 ed x più 1, qua sono anche moltiplicati tra di loro. Il minimo comune multiplo è x meno 1 per x più 1. Ok? Il numeratore della prima frazione è x più 1. E il denominatore comune diviso x meno 1 fa x più 1, per x più 1 viene x più 1 alla seconda. Più numeratore della prima frazione 1 meno x. Il numeratore della seconda frazione è 1 meno x, ok? Se faccio il denominatore comune diviso x più 1, mi rimane x meno 1, ma x meno 1 per 1 meno x. Lo vediamo dopo, lasciamo nel sospeso. Poi ho meno 4x alla seconda. Ok? Questi due termini sono tra di loro, questa parentesi sono uguali? No. No, sono opposte. Quindi faccio un passaggio in più, ma spero che sia più chiaro. Questo termine, ad esempio, posso pensarlo come meno x meno 1. Cioè è l'opposto di questo, ma un'espressione per la sua opposta più per meno fa meno x meno 1 per x meno 1, x meno 1 alla seconda. Poi meno 4x alla seconda. E qui adesso si tratta di sviluppare i due quadrati, se no non posso dimenticare. Riscrivo il denominatore. Quadrato del primo meno il secondo. Qui mi conviene usare le parentesi per non sbagliare i segni. Il secondo quadrato davanti a un segno meno, ok? Quindi devo cambiare tutti i segni di quello che esce da questa parentesi. Quindi metto un segno meno davanti, poi faccio il quadrato, x alla seconda meno 2x più 1 meno 4x alla seconda. A questo punto tolgo la parentesi nel secondo quadrato. Vediamo x alla seconda più 2x più 1 meno x alla seconda più 2x meno 1 meno 4x alla seconda. Tolgo le parentesi, cambiando segno tutto quello che c'è nella parentesi. Semplifichiamo il semplificabile. X alla seconda meno x alla seconda 1 e meno 1 2x più 2x 4x. E poi c'è meno 4x alla seconda, attenzione, questi non posso semplificarli, no. Questi sono x, questo è x alla seconda, ok? Otteniamo 4x meno 4x alla seconda diviso x meno 1 x più 1.
Vogliamo. Il numeratore si può scomporre. Raccolgo un 4x e ottengo 1 meno x. Sopra 1 meno x, sotto x meno 1. Sono opposti. Se li semplifico mi rimane questo, può andare via con questo, ma mi resta un meno 1. 3 diviso meno 3 fa meno 1, non fa 1. Quindi quei due fattori, che tra l'altro sono semplificabili, solo se x non è 1, non è 1, ma l'avevamo già detto prima, quindi quell'ipotesi vale ancora. Quindi il segno meno rimane, questo rapporto mi dà meno 1, quindi meno il numeratore che è 4x fratto x più 1 e la festa è finita. Attenzione, dopo che avete sommato le frazioni, dopo aver svolto l'operazione numeratore, è necessario vedere se il numeratore può essere scomposto e soprattutto se la scomposizione vi dà adito a un'ulteriore semplificazione. Perché se lo scompongo ma non ho niente da semplificare con il denominatore, se lo scompongo o no non cambia nulla. Posso lasciarlo così com'è. Se qui veniva 4x meno 5x alla seconda, potevo raccogliersi la x, ma non mi serviva niente. Ok? Bisogna vedere se scomponendo ho modo di semplificare. E se ho modo di farlo, lo devo fare. D'accordo? Riusciamo a fare ancora un esercizio? Abbiamo tempo? No. Sì. Proviamo ancora uno. A meno b meno 1 più 1 fratto a meno b più 1, okay, più meno di frazione al numeratore a seconda più b alla seconda meno 2ab più 1 fratto a seconda più b alla seconda meno 2ab meno 1. Lo rileggo, 1 su a meno b meno 1 più 1 su a meno b più 1 più a seconda più b alla seconda meno 2ab più 1 fratto a seconda più b alla seconda meno 2ab meno 1. Anche qui scomponiamo il fattore. I primi due denominatori non sono scomponibili, ma il terzo lo è. Perché? Perché ho una differenza tra il quadrato di a meno b e 1. C'è una differenza di quadrati. Questo lo scompongo, ripeto. Questo qui è a meno b alla seconda, poi c'è meno 1. E questo si scompone in a meno b meno 1, a meno b
più 1, che tra l'altro sono i due fattori che avete là. Quindi la frazione può essere scritta come uno su a meno b meno 1 più 1 su a meno b più 1 più a seconda più b alla seconda meno 2ab più 1 fratto a meno b meno 1 per a meno b più 1. Si può semplificare il numeratore del terzo termine anche? Prego? Il numeratore del terzo termine si può semplificare? Ma questa è una somma di quadrati, questo è a più, meno b alla seconda più 1, non puoi semplificare, fattorizzare. No, si può semplificare solo alla seconda più b alla seconda. Sarebbe un drammatico errore, perché alla seconda non è un fattore, è sommato al resto. Semplifichi solo fattori comuni. Ovviamente qui il campo di esistenza è quello per il quale a meno b meno 1 è diverso da 0 e a meno b più 1 è diverso da 0. Quindi a è diverso da b più 1 e a è diverso da b meno 1. Bisogna che i denominatori non siano nulli. Denominatore comune a meno b più 1 per a meno b meno 1. Il primo denominatore è questo, quindi il numeratore era 1, rimane a meno b più 1 più il secondo denominatore a meno b più 1, quindi rimane a meno b meno 1 e poi copio il terzo numeratore perché il denominatore è esattamente uguale a questo, quindi viene a seconda più la seconda meno 2ab più 1. Ok? Qui ho da poter semplificare il b l'1 e meno 1. Ok? E poi mi ritrovo con a più a che fa 2a e meno b meno b meno 2b, d'accordo? Siete? Sì. Bene. A questo punto prego. Allora, il ho un quadrato, un altro quadrato più 1 è anche un quadrato. Poi ho 2ab, a, 2a e 2b. Potrebbe essere un quadrato di pronomi. Di quale? I pronomi sono a, b e 1. Perché l'ultimo termine di quadrato è 1. È chiaro per tutti? Ops. Cambio pagina. Potrebbe essere il quadrato di un trinomio, dove i monomi sono A, B e 1. Vediamo i segni. Ok. Se i primi due fossero più,
dovrei avere più 2 AB, ma ho meno 2 AB. Se il primo e l'ultimo avessero lo stesso segno, dovrei avere 2 A, e c'è, quindi l'ultimo probabilmente è un più. Il primo e il terzo mi danno meno 2 B, quindi il secondo dovrebbe avere un segno meno. Adesso funziona. A alla seconda più B alla seconda più 1, meno 2AB, primo per il secondo, più 2A, primo per terzo, meno 2B, secondo per terzo. È il quadrato di un trinomio, che è lo stesso, uno degli stessi fattori che avevano denominatore, se ricordate, cioè A meno B più 1, A meno B meno 1. Sopra mi rimane A meno B più 1 e sotto A meno B più 1. Adesso non posso semplificare nient'altro. Da per suonare ci fermiamo qua.